Eccoci Carmine, detto fatto, siamo con il presidente, come detto tu, della provincia Zaffiri, provincia di Pescara, perché il presidente Marsilio qualche minuto fa ai nostri microfoni ha sottolineato come siano pericolosi adesso gli incendi che ci sono in zona Farindola. Qual è la situazione? Beh, la zona Farindola è quella che preoccupa di più, è anche bolognano, perché si vuole intervenire prima della notte con dei mezzi aerei. Adesso coordinati con i vigili del fuoco si sta trovando proprio il modo per mandare un mezzo aereo sia a Farindola che a Bolognano per evitare che poi durante la nottata possa ripartire. Farindola è quella che preoccupa di più perché? Al momento perché è attivo il fuoco. Bolognano è sotto bosco, invece Farindola è attiva e come con delle folate di vento poi riparte e quindi c'è fuoco attivo. Ma ci sono abitazioni dove c'è l'incendio principale a Farindola? Sì, sfiora le abitazioni, non hanno evacuato, perlomeno così ci hanno riferito adesso, però sfiora le abitazioni e quindi si stanno concentrando proprio per evitare questo. Quindi diciamo che la maggior parte degli sforzi li concentrerete proprio su Farindola? Sì, perché adesso Pescara un po' è migliorata la situazione e quindi adesso si stanno dirottando le forze su a Farindola. Una domanda per il presidente, direttore, che ti sente? Qual è il suo punto di vista rispetto alla situazione ambientale che sta verificandosi in provincia di Pescara, purtroppo annunciata parametri meteorologici che sono sfavorevoli purtroppo al contenimento degli incendi? Il parere rispetto ai mezzi e agli uomini a disposizione, c'è bisogno di un rafforzamento del dispositivo della protezione civile in questo territorio che ha già subito tantissime ferite? Allora, direttore, il problema non sono mezzi e uomini, perché c'è una dispiegazione di forze dell'ordine, dei mezzi importante. Avevano già preventivato e quindi c'è la forza. Il problema è che ci sono tanti focolai sulla provincia di Pescara, tanti, quindi le forze sono sparpagliate sulla provincia e focolai importanti, perché anche città Sant'Angelo è partito un piccolo focolaio, un altro focolaio ce l'abbiamo sul Colle del Telegrafo a Pescara che ha interessato anche il centro, il Delfino, e alcune auto sono andate in fiamme. Sono diversi punti sulla provincia, non è il numero delle forze, ma è il quantitativo dei focolai. Qui bisogna intervenire drasticamente, perché c'è qualcuno che si diverte, è vero, fa caldo, però c'è qualcuno che comunque appicca dei focolai. Per esempio a Bolognano è partito un incendio sotto un traliccio a distanza di strade e case, e quindi solo qualcuno che poteva appiccare il fuoco, e questo è importante, e quindi non sono le persone, i mezzi, ma il numero dei focolai che ci ha messo in crisi. Ovviamente il danno ambientale è elevato, perché la pineta d'Annunziano e altri ettari di boschi sono andati in fumo. Mi sembra, direttore, che sia dalle parole del sindaco Carlo Masci che abbiamo ascoltato a Pescara, sia il presidente Marsilio sia il presidente della provincia Zaffiri hanno tutti puntato l'indice sul dolo, e questo credo che meriti molta riflessione e soprattutto un lavoro intenso ed intelligente, come non abbiamo dubbio, non c'è dubbio che faranno da parte degli inquirenti. Sì, noi sindaci ci dobbiamo attivare, il più possibile il controllo del territorio, perché così non si può andare avanti. Sono incendi dolosi, perché non si innescano così, anche se magari qualcuno può essere accidentale, ma comunque con una distrazione umana, quindi qualcuno proprio perché voleva appiccare il fuoco, ma anche una piccola distrazione umana può diventare incontrollata, quindi dobbiamo essere attenti. Grazie al presidente della provincia di Pescara, Zaffiri. Grazie direttore, buonasera. Grazie.